Benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Oggi salutiamo il mese di aprile che se ne va con una bella carrellata dei miei prodotti preferiti. Ci saranno ovviamente prodotti beauty, prodotti di make up, prodotti di skincare, ma ci saranno anche prodotti appartenenti ad altre categorie, perché ho pensato che potessero piacervi e potessero essere insomma prodotti che magari potete apprezzare anche voi. Vi lascio al video, ma prima di cominciare non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto nell'info box se non l'avete ancora fatto. Non dimenticate di lasciare un pollicione qui sotto se il video vi piace e non dimenticate di venirmi a trovare anche sul mio profilo Instagram, Giovanna Lovison. Voglio iniziare questo video mostrandovi gli articoli di Ana Luisa New York che ho scelto per questa stagione. Se mi seguite da un po' di tempo non sarà di certo la prima volta che mi sentirete menzionare il brand. È un brand con il quale lavoro da diverso tempo, ma è un brand che mi piace davvero tanto utilizzare nella mia vita di tutti i giorni. Infatti vi sfido a trovare un solo video sul mio canale negli ultimi 2 anni nei quali io non indossi almeno 1 o 2 pezzi di Ana Luisa, e se mi dovessi incontrare nella vita di tutti i giorni indosserei qualcosa anche in quell'occasione, perché uso sempre i loro articoli, gli articoli che ho collezionato nel corso degli anni. Per la primavera ne ho scelti 3 di nuovi che indosso in questo momento: questo meraviglioso air cuff. Sapete la mia passione per gli air cuff, questo è stupendo, è bellissimo, tutti questi micro dettagli, sono dei microscopici zirconi, queste borchiette a base piramidale che lo rendono elegante ma un pochettino più grintoso, anche un po' edgy allo stesso tempo. Ho scelto poi questo bracciale molto molto bello con questa maglia un po' stile anni 90, un po' stile maschile, resa un pochettino più dolce, diciamo un pochettino più elegante da questa pietra taglio smeraldo, bellissima. E come ultima ho questa catenina con questo microscopico cuoricino tempestato di zirconi. Li sto indossando praticamente da tutto il mese di aprile, mixandoli insomma a tanti altri articoli del brand che possedevo già. Ho omesso appositamente di indossarli nei miei ultimi video perché volevo mostrarveli in questa occasione, proprio perché volevo segnalarvi che il brand in occasione della imminente festa della mamma ha pensato a una promozione che si rivolge a tutti, una promozione del 15% sul prezzo di ogni singolo articolo. Potete accedere alla promo cliccando direttamente sul link che trovate in info box. Non è un link affiliato, è un link semplicemente che manda al sito ufficiale dove potete fare i vostri acquisti. Tutti i gioielli sono placcati in oro 24 carati, sono prodotti sostenibili sia perché l'oro che viene utilizzato nella loro produzione non è un oro di prima estrazione, è un oro di recupero, un oro riciclato, quindi cerchiamo di usare le risorse che abbiamo a disposizione senza andarne per forza a estrarre di nuove. In più i prezzi sono super mega competitivi e per la qualità posso garantire in prima persona, perché ci sono delle collane, dei bracciali e anche degli orecchini che possiedo da 2 anni. Che ho utilizzato non stop anche in estate, anche al mare, e vi assicuro che si puliscono, si lucidano tranquillamente come si pulisce qualsiasi articolo in oro, ma non si ossidano, non cambiano colore, sono veramente perfetti, tuttora sono perfetti. Quindi ecco, questi sono i miei 3 pezzi preferiti del mese, sono tutti articoli che ho scelto io personalmente ed è per quello che mi piace lavorare con un brand come questo, perché in questo modo si sa che la persona a cui si inviano i prodotti è sempre soddisfatta, no? Se li ha scelti in prima persona. E niente, non posso che consigliarveli abbastanza. Se state meditando di fare un ordine per voi stesse, per un regalo, per qualsiasi occasione, sappiate che nonostante il brand sia statunitense e le spedizioni ovviamente partano dagli Stati Uniti, da New York, non correte nessun rischio di dogana, perché i prodotti vengono spediti con Corriere Espresso, arriva in Italia in pochi giorni, e i costi di importazione, quindi i costi di dogana, sono precalcolati dal brand, sono inclusi nel prezzo del prodotto che andate ad acquistare, e quindi non avrete problemi o spese impreviste di nessun tipo. Nel caso abbiate qualunque domanda, lasciatemela pure qui sotto nei commenti e vedrò di aiutarvi meglio che posso. Passiamo al beauty. Qui non ho un solo prodotto da farvi vedere, ne ho 3, ma fanno parte dello stesso gruppo, della stessa tipologia di prodotti e dello stesso brand. Parlo dei nuovi lanci che
riguardano le sopracciglia di Charlotte Tilbury. Io sono follemente innamorata dei nuovi prodotti per sopracciglia, della nuova gamma per sopracciglia. Sapete che i prodotti disponibili in precedenza, sì, li usavo da tempo, tutto sommato mi trovavo bene, ma non erano tra i miei preferiti. Ma le nuove formule, le nuove versioni, i nuovi prodotti sono veramente favolosi. Adoro entrambe le matite, che sono la Brow Lift, che è questa qui con lamina spessa, ve la faccio vedere, questa lamina scalpello spessa, ma adoro anche la Brow Cheat, che è la versione sempre con lamina scalpello, ma molto molto più piccola, è una mina di precisione. Mi piacciono da matti, le utilizzo intercambiabilmente, delle mattine utilizzo una, delle mattine utilizzo l'altra, insomma dipende un po' dal mio umore, dalla mia voglia. Sono entrambe favolose, mi trovo benissimo, e la colorazione che indosso, che è Natural Black, per me è assolutamente perfetta. Il terzo prodotto che mi piace da pazzi è il Brow Fix, che è il nuovo gel fissante trasparente lanciato in casa Charlotte Tilbury. Mi piace da matti perché ha uno scovolino, questo è il suo packaging, è tutto in oro. Lo scovolino è bello grande ma bello fitto allo stesso tempo e permette di abbracciare molto bene le sopracciglia. Non è uno di quegli scovolini talmente piccoli da risultare quasi difficili nell'utilizzo. È un gel fissante trasparente che tiene le sopracciglia a posto tutto il giorno, non è di quelli troppo intensi che seccano quasi le sopracciglia, che le ingessano più che fissarle, vi permette comunque di non avere quella sensazione di sopracciglia di cemento, no? Però tiene benissimo, aiuta anche la matita che applicate sotto, i prodotti che applicate sotto, quelli colorati, a durare, a tenere di più, e niente, mi trovo veramente da Dio. Se volete saperne di più di questi prodotti o volete vederli in azione, trovate qui sopra il video che ho dedicato all'intera nuova linea per sopracciglia. C'è anche un quarto prodotto che non ho incluso nei preferiti perché non è tra i miei preferiti, però lo vedete in azione in quel video. E niente, vi spiego meglio, vi racconto meglio quello che penso dei prodotti e soprattutto li vedete all'azione. Sto utilizzando da poche settimane, ma ne sono già follemente innamorata, questo detergente di Summer Friday. Si chiama Super Amino Gel Cleanser ed è un gel detergente per il viso favoloso. Io sono da sempre una fan del brand Summer Fridays, ho provato praticamente quasi tutti i loro prodotti tranne il balsamo per il corpo uscito di recente e la crema idratante per il viso, gli altri li ho provati tutti e mi sono sempre piaciuti tutti da morire. Si tratta di un brand di skincare che è stato lanciato da due influencer americani, lo trovate in Italia sul sito Sephora, ma lo potete acquistare anche online sul sito Cult Beauty ad esempio, ed è un prodotto fantastico. Il packaging intanto mi piace tantissimo, è anche di vetro, quindi fa bene anche all'ambiente ed è molto lussuoso, bello da vedere, non molto da viaggiare, ma non che in questo momento abbiamo chissà che esigenze di spostarci. E mi piace da matti per il profumo, bello fresco, pulito, è leggermente fruttato, leggermente agrumato, e al mattino dà anche una bella azione energizzante, non troppo intenso, rimane comunque un profumo delicato, però ha una nota un po' più frizzantina. Ha una formula in gel, però non è un gel di quelli densi, appiccicosi, che ricordano la gelatina, che personalmente non amo come texture, né nei detergenti, né in sieri, creme, insomma altri prodotti per la skincare. È un gel molto leggero, molto fluido, a base acquosa. Quando lo emulsionate sul viso umido, non produce una schiuma, produce una sorta di leggerissima cremina. Vi dà proprio la sensazione di pulire bene il viso, ma di non lasciarlo assolutamente secco, di non privarlo di comfort, di idratazione, e in più è indicato per tutti i tipi di pelle, quindi tutte le tipologie di pelle potrebbero utilizzare questo prodotto tranquillamente. Non è aggressivo, non sgrassa le pelli più impure, però vi posso assicurare che ha una bellissima azione detergente e lascia veramente una sensazione di morbidezza, di pulito sul viso molto molto profonde. Non ricordo in quale dei miei ultimi video ho parlato di questo prodotto, penso che fosse nel video dedicato alla mia skincare routine mattutina di qualche settimana fa, ve lo linko qui sopra, ma ho scoperto le nuove protezioni solari per il viso di Garnier della gamma Ambre Solaire Super UV. Sono tre, le ho comprate tutte e tre, ho comprato tutte e tre quelle disponibili in gamma e ora ve le racconto un po'.
Allora, abbiamo due versioni di consistenza, diciamo, tipica di una crema. Sono in tubo, tra l'altro il tubo è di cartone ed è un tubo che contiene pochissima plastica. Se notate anche il tappo è molto più piccolino rispetto ai soliti packaging Garnier e appunto questo dimostra un passo che ha fatto il brand nei confronti dell'ecosostenibilità per quanto riguarda le loro confezioni, cosa che apprezzo particolarmente. Abbiamo due versioni della crema, come dicevo. Questa è la anti-età, Super UV anti-età, crema protettiva con acido ialuronico, protezione 50, protezione UVB, UVA più UVA lunghi. E questo è il prodotto, la prima che ho acquistato, il prodotto del quale parlavo nel video che vi ho menzionato poco fa, è una crema solare che si presenta in questo modo, bianca, ma che è eccezionalmente sottile, leggera, si spalma, si applica molto velocemente e scompare dalla superficie della pelle nel giro veramente di 3-4 minuti, anche se ne applicate una dose bella generosa come va fatto. Insomma, ricordatevi che la crema solare va sempre applicata in una quantità adeguata. La seconda che ho comprato, essendo stata folgorata da questa qui, è la versione sempre Super UV, idratante, crema protettiva con glicerina. Quindi questa è la antietà, questa è la idratante, antietà con ialuronico, idratante con glicerina. Sempre SPF 50, UVB, UVA, UVA lunghi, quindi a livello di protezione siamo allo stesso livello. Questa rispetto all'altra si presenta praticamente quasi allo stesso modo, dico quasi perché è un pochettino, non so se lo notate, è più fluida rispetto a quella all'acido ialuronico, però nonostante sia più fluida è anche un pochettino più ricca, io la descriverei un pochettino più ricca, non nella formula, nella consistenza, ma proprio nella capacità di idratare maggiormente la pelle. Infatti la glicerina è un ingrediente, insomma, che dà un'idratazione più importante, siamo sullo spettro dell'idratazione nutrimento. Ok, la terza invece è questa ed è la Super UV antimacchie, anche questa contiene acido ialuronico, però a differenza delle altre si pone appunto, si rivolge alle pelle che sono soggette a sviluppare macchie solari come la sottoscritta. Anche qua fattore di protezione 50, UVA, UVB, UVA lunghi. A differenza delle altre, questa è una crema solare in tubetto. Sentite anche qui che il tubetto è di plastica abbastanza sottile, non sottilissimo, però insomma è meno denso di plastica rispetto a tante altre confezioni. Va shakerata perché è estremamente fluida e ha questo tipo di erogatore con il beccuccio. Questa, come potete vedere, è la più fluida sicuramente di tutte, è proprio leggerissima. Vedete quanto leggera è questa protezione solare? È già scomparsa dal dorso della mia mano, nonostante prima avessi applicato una bella botta di quest'altra crema solare. Anche lei è leggera, sottilissima, impalpabile, si assorbe veramente al volo. Che dire, a me piacciono tantissimo tutte e tre. Se devo dare una scala di preferenza, metto al primo posto quella l'acido ialuronico, al secondo quella per le macchie e al terzo quella la glicerina. Questo semplicemente perché trovo che queste due siano le più sottili e leggere in assoluto. Trovo che questa non sia comunque una crema pesante, una crema unta, una crema grassa, però trovo che abbia una componente nutriente un pochettino più importante rispetto a queste. Consiglierei queste qui a qualunque tipo di pelle, mentre questa la consiglio a chi ha una pelle normale, secca e vuole implementare il nutrimento della propria pelle. Una cosa che ho notato che mi piace tantissimo è che queste due creme qui, quindi escludo questa che è una formula più fluida e potrei descriverla, passatemi il termine, come una mera protezione solare, queste due qui sono talmente confortevoli, idratanti, che possono essere utilizzate, secondo me, e se la vostra pelle lo permette, anche al posto della crema idratante. Io le ho utilizzate sia come ultimo step della mia skincare routine, quindi dopo tonico, essenza, siero, crema idratante, applicavo loro, ma ho provato anche nel corso degli ultimi 10 giorni ad applicare loro come unica crema sul viso, quindi facevo detersione, tonico, essenza, siero, questa. Dato che la crema solare, come dicevamo prima, va applicata in dose generosa, in quantità generosa, e dato che queste sono formule così
confortevoli, fondenti ed idratanti, trovo che siano perfette per essere utilizzate come unico idratante giornaliero senza dover appunto sacrificare la protezione solare. Trovo che siano fantastiche, un prodotto fantastico, dipende un po' dalle esigenze della vostra pelle. Io le ho acquistate su Amazon perché quando le ho comprate ancora non erano presenti nei negozi, ma adesso si trovano anche da Tigotà e se non sbaglio dovrebbe essere valida fino a fine mese la promozione del 30% su tutti i solari, inclusi anche queste. Il prezzo è piccolino perché è circa di 10-11 euro, però vi assicuro che sono favolose e insomma performano molto meglio di tante altre creme solari ben più costose che mi è capitato di provare nel corso della mia vita, quindi non ve le posso consigliare abbastanza. Sempre per quanto riguarda la skincare, ho un altro prodotto di cui vi voglio riparlare, perché ne abbiamo parlato già 100 volte. Questo è il Mineral 89 di Vichy. Come potete vedere, questo è finito, l'ho ripescato direttamente dal cesto dei miei prodotti terminati perché volevo farvelo vedere. Ho terminato questo prodotto alla velocità della luce, mi piace da matti, mi trovo benissimo. È un fluido trasparente molto molto sottile a base acquosa, estremamente leggero ma anche estremamente idratante, rinfrescante, piacevole da utilizzare. Lo possono usare tutti i tipi di pelle, può essere inserito all'interno della vostra skincare routine come unico trattamento da usare nella fase siero, oppure come trattamento aggiuntivo, nel senso che potete usare il siero che volete e stratificarlo con questo. Magari applicherei prima questo e poi l'altro siero che volete inserire nella vostra skincare routine. E ha una formula talmente leggera e sottile che si sposa con tutto, non ci sono controindicazioni né a livello di formula né a livello di principio attivo, perché questo è soltanto un prodotto idratante, quindi può essere applicato assieme agli esfolianti chimici, assieme alla vitamina C, assieme al retinolo, assieme a tutto, non ha controindicazioni. Niente, mi trovo benissimo perché dà proprio una sferzata di idratazione e di freschezza al viso e la differenza sul lungo periodo si vede e come. Ho qui da farvi vedere due colorazioni del nuovo Skin Realist di Nabla, l'ultimo prodotto uscito in casa Nabla. Qui baro un pochettino perché sto utilizzando questo prodotto non stop da quando l'ho acquistato, però non ce l'ho in uso da più di una settimana, quindi tecnicamente non potrei considerarlo pienamente un preferito del mese, però mi piace talmente tanto e avevo talmente tanta voglia di parlarvene che ho deciso di includerlo in questo video. Allora, si tratta di un Beautifying Tinted Balm with Hyaluronic Acid Microspheres. Che cos'è? Questo è una crema colorata, così possiamo dire. Non è assolutamente un fondotinta, è una crema colorata che unisce il comfort, l'idratazione, la ricchezza, passatemi il termine, la fondibilità sulla pelle del prodotto tipico, di un prodotto tipico di skincare, con il pigmento, con il colore e quindi con la capacità di perfezionare, uniformare l'incarnato. Io l'ho acquistato sul sito ufficiale appena è stato disponibile nel giorno del lancio. Ne ho acquistate due tonalità, che sono la numero 2 light, che è questa qui, e la numero 3 medium, che è questa. Provo a farvi vedere la differenza. Vedete che non è una gran differenza, questo qui è il 2, questo qui è il 3 medium, non c'è una gran differenza, però le ho prese tutte e due. Questo prodotto mi piace un sacco. Allora, il packaging intanto è molto molto carino, contiene intanto quasi 50, sono 48, 48 ml di prodotto, che è sicuramente molto di più rispetto a un tradizionale prodotto di make-up per la base, come un fondotinta che di solito ha una confezione di 30 ml nel 99% dei casi. Però è anche un prodotto che viene utilizzato in quantità maggiori rispetto al fondotinta. Ve lo faccio vedere sul dorso della mia mano. Okay, questa è la formula, questa è la consistenza. Come vedete è bella densa, il prodotto rimane bello, bello saldo ed è, io non, mi spiace che non possiate sentirlo, ma è di una cremosità, di una burrosità incredibile. Trovo che il termine beauty balm che ha dato Nabla al prodotto sia proprio azzeccatissimo. Questo è un prodotto estremamente fondente, leggero, nonostante il corpo della formula si fonde con la pelle in modo incredibile ed è un prodotto eccezionale
da applicare tutti i giorni. Se cercate un prodotto leggero, fresco, idratante, che lascia un effetto luminoso, che non si veda ad occhio nudo e che lasci soltanto il viso più luminoso, più sano, idratato e soprattutto più uniforme, quindi più bello anche da vedere, che copra leggermente le piccole discromie, uniformi appunto il colorito della pelle, secondo me è pazzesco ed è un prodotto che secondo me in vista dell'arrivo dell'estate sarà apprezzatissimo da me sicuramente, ma anche da un sacco di persone che avranno modo di provarlo. La coprenza, nonostante così possa sembrare bella insomma elevata, in realtà è una coprenza leggera, una coprenza molto leggera. Se avete delle discromie che volete coprire nello specifico, vi consiglio di utilizzare anche un correttore, però la sua coprenza è molto light. Questa che ho qui, la tonalità numero 2, vediamo se riesco sull'altra mano magari ad applicare 3 in modo tale che possiate vedere la differenza. Mi sto impiastricciando le mani non poco. Questo qui è 3, vedete? C'è un po' di differenza, ma neanche poi più di tanto. So che diverse persone si sono lamentate della ristretta gamma colori, se non sbaglio sono 7 tonalità. In realtà è davvero un prodotto che si adatta all'incarnato, cioè non è come un fondotinta che dovete beccare il prodotto esatto con il vostro colore, il vostro sottotono, il vostro tutto quanto uguale a voi, altrimenti l'effetto è brutto. È talmente leggero, la coprenza è talmente sottile e trasparente che si adatta davvero al vostro incarnato. Per questo potete anche tranquillamente scegliere una tonalità più chiara o una tonalità più scura in base all'effetto che volete ottenere. Mi piace da matti, è piacevolissimo da applicare, non si vede ad occhio nudo neanche se vi vengono a guardare sotto la luce del sole di mezzogiorno, da vicino, da così. E niente, è davvero un gran bel prodotto. Apprezzo anche la tipologia di packaging, perché questo è un prodotto che è contenuto in un flacone airless. Questo significa che non solo il meccanismo non è quello dei classici prodotti in pump, che hanno appunto l'erogatore, la cannuccia che arriva fino sul fondo e che pesca il prodotto finché voi fate i pump, ma è un prodotto che ha una base qui sotto all'interno del packaging, la vedete questa base azzurra. Mano a mano che voi erogate il prodotto, questa base sale per spingere all'infuori la formula, e in questo modo non solo non sprecate una goccia di prodotto perché riuscite a terminarlo proprio fino all'ultima goccia, fino al fondo, ma anche l'aria non entrerà nel flacone, e in questo modo, e tra l'altro è impossibile da aprire ovviamente, in questo modo la formula riuscirà ad essere preservata di più, insomma a deperire molto molto meno velocemente. Qualche persona mi ha già chiesto su Instagram, dove avevo mostrato nelle stories dell'arrivo del prodotto, mi hanno chiesto se era simile all'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury oppure al Brightening CC Serum di By Terry. No, assolutamente, questo è proprio un altro prodotto. Questo è come se fosse una crema colorata, non un fluido luminoso barra illuminante per il viso. Questo è proprio, consideratelo come un prodotto per la base, per l'incarnato, come appunto una crema colorata a tutti gli effetti. Dimenticavo di dire che la tonalità 2 è la tonalità che va bene per me in questo momento. La tonalità 3 la utilizzerò quando prenderò un po' di colore, quindi mi abbronzerò un pochettino, ma per il momento 2 è perfetta. Dimenticavo, ultima cosa, giuro, se non sbaglio dovrebbe durare fino al 2 maggio, se non dico una stupidaggine, la promo che trovate attualmente sul sito ufficiale Nabla. Utilizzando il codice REAL20 potete avere il 25% di sconto sull'acquisto di un Skin Realist, quindi di uno o più colorazioni dello Skin Realist, quindi se vi va approfittatene. Io ho utilizzato questa promo per fare i miei acquisti e appunto, se non sbaglio, spero di non dire una stupidaggine, dovrebbe essere ancora valida. Sono molto felice di farvi vedere questo prodotto di Caudalie, perché è un prodotto riguardo al quale ero molto molto scettica, e sono stata felice di riceverlo. È un prodotto che ho ricevuto dal brand, ma nel quale, una volta aperta la confezione, non credevo molto, non ero sicura che mi sarebbe piaciuto, e in realtà mi sono dovuta ricredere. Si tratta del nuovo Vino Fresh Deodorant Stick Naturel di Caudalie, appunto. Questo è il primo deodorante uscito in casa Caudalie ed è una bomba.
Non lo pensavo possibile perché? Perché questa è una tipologia di deodorante che io solitamente non utilizzo. Un deodorante, come potete vedere, in stick, un deodorante solido. Io ho sempre utilizzato deodoranti in spray, quindi non ho usato mai niente di solido e quando mi era capitato di utilizzarli non mi ero mai trovata bene. Allora, intanto vi devo dire che il profumo è una cosa pazzesca. Il profumo va sempre a sentimento, va sempre a gusto. Sapete che io adoro le tonalità mentolate, adoro l'eucalipto, adoro le erbe, adoro questo tipo di odori qui e questo deodorante profuma di menta ed eucalipto, cioè è proprio il mio sogno racchiuso in un deodorante. È un profumo veramente favoloso e che addosso vi dà una sensazione di freschezza molto molto piacevole che dura nel corso della giornata. Nonostante la formula sia solida, il prodotto è, non so se lo riuscite a vedere, completamente trasparente, come se fosse un gel solido trasparente. Una volta che lo applicate, il prodotto dopo 30 secondi scompare dalla vostra pelle, non rimane lì ad appiccicarvi e io sono rimasta incredula perché mi aspettavo dopo la prima applicazione che quando avrei abbassato le braccia avrei avuto quella sensazione di appiccicaticcio, no? Di quella sensazione fastidiosa che mi ha sempre fatto evitare prodotti in questa formula e invece zero. Nonostante sia un prodotto con il 98, non vorrei dire una stupidaggine, ma con il 98% di ingredienti d'origine naturale, e so di per certo che i deodoranti di origine naturale con così alte percentuali di origine naturale spesso non sono granché performanti, vi posso assicurare che questo è formidabile. Io non ho esigenze particolari a livello di deodorante, però questo funziona veramente alla grande e non macchia i vestiti, cosa per me importantissima perché io mi vesto spesso o di bianco o di nero e i deodoranti macchiano moltissimo sia i capi chiari che i capi scuri. Con questo non mi è capitato mai nessun residuo sul capo e neanche quelle strisciate fastidiose, sapete, sulla maglietta scura. Mi trovo da Dio, ha un profumo pazzesco, vorrei che facessero anche, non lo so, un bagno schiuma con questa fragranza, uno shampoo, qualcosa che posso utilizzare addosso perché è veramente favoloso e niente, ve lo consiglio perché secondo me è davvero ottimo e non l'avrei mai detto. Uscendo un attimo dall'ambito beauty, ho altre due cose da farvi vedere. La prima è un libro. A me piace moltissimo leggere, purtroppo non ho il tempo per leggere, non ho tanto tempo per leggere quanto vorrei, però cerco di farlo il più possibile e una delle mie più grandi passioni sono i libri che riguardano il mondo beauty, il mondo della cosmetica in generale. Un argomento nel quale, lo sapete, io sono un po' più ignorantella per quanto riguarda, sono molto ignorantella per quanto riguarda il settore cosmetico, sono i profumi. Un po' perché raramente trovo un profumo che mi piace, perché sono molto molto puntigliosa, non mi piacciono tante fragranze e molte fragranze mi causano mal di testa, non sono solita provare un profumo dietro l'altro e non conosco appunto neanche tanto della materia e sono felicissima di averne scoperto di più grazie a questo libro. Questo è l'Atlante di botanica profumata di edizioni L'Ippocampo. Lo scrittore è Jean-Claude Lena, che è, non so se lo sapete, io non lo sapevo prima di leggere questo libro, di ricevere questo libro, non lo sapevo, ma è un grandissimo profumiere francese ed è stato il naso, quindi il profumiere esclusivo ufficiale di Hermès per un sacco di tempo. Questo libro mi piace un sacco perché vi permette di scoprire di più del mondo dei profumi, ma da un punto di vista particolare, perché questo libro non vi spiega la piramide olfattiva, note di testa, di cuore, di fondo e cose del genere, ma vi racconta le note, vi racconta appunto le essenze, gli ingredienti che vengono utilizzati per produrre i profumi. Il libro, vediamo se riesco a farvi vedere, è diviso in vari capitoli che sono legne, cortecce, foglie, fiori, frutti, gomme, resine, semi e radici, e in ciascun capitolo vi racconta un po' di storia, un po' di curiosità e anche un po' dei modi, insomma, di utilizzo e di impiego di queste
di questi ingredienti nell'arte della profumeria. Ad esempio abbiamo, non lo so, leggo a caso, il sandalo, il cedro, il patchouli, la mimosa, il benzoino, che non lo conoscevo neanche, il limone, l'ambretta, il cardamomo, l'iris. Insomma, ci sono tutte queste note di derivazione ovviamente botanica, e ci viene un po' spiegato, ci viene raccontato come sono state, come hanno trovato posto nell'industria dei profumi. Tra l'altro il libro è bellissimo, anche secondo me da tenere in bella vista. Il dorso è molto bello, ma anche la copertina, ma guardate qui il pezzo forte all'interno. All'interno ci sono tutte queste meravigliose illustrazioni che dividono un capitoletto da un altro, sono stupende, il libro ne è pieno. Mi piacerebbe che fossero delle cartoline da poter incorniciare, perché sono veramente bellissime e rendono questo libro ancora più speciale. Secondo me è un ottimo libro sia per se stessi, insomma, se volete un attimo ampliare la vostra conoscenza in materia, ma anche da regalare. Secondo me questa è un'ottima idea regalo, perché è proprio carino, cioè è proprio bello, un bel oggetto da vedere oltre che da leggere. Tra l'altro, anche se non siete esperti del settore come la sottoscritta, vi assicuro che questo libro sarà comunque di facilissima lettura, di interpretazione, perché non ci sono tecnicismi, insomma non ci sono assolutamente difficoltà di nessun tipo. E niente, ve lo consiglio perché secondo me è veramente un ottimo libro, mi ha fatto venire voglia di studiare un pochettino di più i profumi. Con l'ultimo prodotto io spero davvero di far contente chi come me per anni, e non scherzo, anni, ha cercato in lungo e in largo una federa di seta per il cuscino, per il letto, che non avesse un costo spropositato, ma che avesse invece il giusto rapporto qualità-prezzo. Utilizzando da qualche settimana questa federa in 100% seta naturale del brand Off Topic, che è un brand di Torino, è una realtà giovane di Torino. Già questo mi ha conquistata, perché sapete, io ho abitato a Torino per tanti anni, una città che porto nel cuore. Ho ricevuto dal brand, sono stata contattata da loro per testare la loro federa per cuscino, sono stata felicissima, ho fatto qualche ricerca sul sito e sono stata felicissima di provarla, e ragazzi vi posso assicurare che è favolosa. Io sono rimasta incantata, ho cercato per anni, e lo sapete perché non è la prima volta che ne parlo, una federa in seta che avesse una buona qualità e un prezzo onesto. Se ne trovano online a prezzi che superano anche i 100 euro, sono difficili da trovare, almeno io non le ho mai trovate nei negozi di biancheria per la casa fisici, perché spesso dicono seta ma in realtà sono satin, sono seta artificiale tipo rayon, non è la stessa cosa. Oppure mi capitava di trovarle anche in colori, oppure magari in fantasie o disegni che non mi piacevano. Io volevo una cosa bianca, pulita, semplice, e questa è perfetta. Io vi posso dare adesso i miei feedback su questa federa, perché l'ho ricevuta. Vi metto qui sullo schermo una clip del pacchettino per farvelo vedere, perché secondo me è molto carino, merita. Ho ricevuto questa federa, l'ho lavata, l'ho toccata prima con mano e ho visto che il tessuto era morbidissimo, veramente stupendo. Poi l'ho voluta lavare, ovviamente, prima di metterla in uso. L'ho lavata, l'ho stirata, l'ho utilizzata per una settimana, l'ho rilavata e ristirata di nuovo, l'ho utilizzata ancora, e in questo modo sono riuscita anche a farmi un'idea, per carità non della durevolezza nel lunghissimo periodo, però ho messo alla prova anche lavaggio e stiro, che insomma sono prove che non è detto che si superi con la seta. Vi posso assicurare che la federa è rimasta in perfetta, cioè le cuciture non si sono mosse, non si sono girate. Sapete che ogni tanto capita, la federa non si è rimpicciolita, si è stirata da Dio con il programma più leggero del ferro da stiro, e la qualità è veramente stupenda. Dormire sulla seta è un'esperienza incredibile, perché anche se avevo avuto in passato lenzuoli in satin oppure altri materiali simili, la seta vera, 100% seta naturale, è proprio un'altra cosa. Il cuscino rimane fresco e ovviamente ci sono anche dei benefici per la pelle, perché la seta non genera l'attrito, e quindi l'elettricità anche statica che può essere causata invece da una fibra più grossa, più grezza, come il cotone ad esempio. Quindi non si lasciano strisce sul cuscino, non si vanno a increspare oppure a rendere elettrici i capelli. E in più, un'altra cosa da non sottovalutare, la seta
assorbe molto meno i prodotti cosmetici, quindi se andate a letto con la vostra maschera da notte, la crema o l'olio, il vostro olio preferito, insomma non finirà tutto assorbito nel cuscino e perso. Niente, a me piace veramente un sacco e il brand è stato anche così gentile da attivare per voi un codice sconto. Il codice sconto è Giovanna15, ve lo scrivo qui sopra e lo trovate anche qui sotto nell'info box, dove trovate anche il link diretto che vi porta al sito dell'azienda. Non è un link affiliato, è un link che vi dà diritto a usufruire di uno sconto del 15% e spedizioni gratuite anche, quindi niente male. Vi menziono che nel pacchettino io avevo ricevuto anche lo scrunchie per capelli di questo colore bellissimo, questo color nude, molto molto bello, e mi piace un sacco anche questo. Non è scontato anche qui per gli scrunchie, perché belli sono belli tutti, però oltre al fatto che il materiale è sempre lo stesso, di alta qualità della Federa, ma l'elastico anche che c'è dentro è molto molto valido, si fa due giri e il prodotto rimane, l'elastico rimane bello saldo, tiene bene fermi i capelli e ne potete fare anche tre tranquillamente. È un elastico che si gira anche tre volte e nonostante appunto sia in seta, la seta notoriamente un po' più scivolosa, tiene bene i capelli, rimane lì bello saldo. Mi piace un sacco anche fare uno chignon basso e utilizzarlo soltanto per decorazione, far fuoriuscire da qui lo chignon, secondo me è molto molto carino. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che possa avervi dato qualche spunto interessante per i vostri acquisti, spero che magari possiate aver scoperto qualche prodotto che fa per voi. Come vi ricordo sempre, se avete domande, dubbi su questi prodotti ma anche su qualsiasi altro argomento, non dovete far altro che lasciare un commento, rispondo sempre a tutti molto molto volentieri. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare qui sotto un pollicione. Vi ricordo che qui nell'info box trovate il link diretto per consultare il sito di Ana Luisa, dare un'occhiata alla loro collezione meravigliosa, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, ne sono sicura. E niente, come ultima cosa, non dimenticate, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale cliccando su questo bottone con la mia faccia. Io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!